Ancora un buongiorno ai amici di Ante, un buongiorno a tre carissime persone, perché il Quesamento del Tronto ha tanti personaggi, però averne tre in una stessa mattina nel mio salotto penso che non è da tutti i giorni. L'assessore Filippo Olivieri, buongiorno Filippo. Buongiorno a te Carlo, buongiorno Carmine Chiodi a voi tutti. E il consigliere Mario Ballatore, giustamente perché? Perché in tre, tutti e tre lavorano perché hanno un assessorato importante, quindi partiamo con l'assessore Filippo Olivieri, per oltre al commercio, la pesca, ma tante cose che vanno ad arricchire questo assessorato, giustamente, perché io ti vedo, vi seguo tutti qua, anche perché con i commercianti, i problemi della pesca e i mercatini, era tanto che vi seguivo per farvi venire e sono contento di tutti e tre, quindi ognuno la deve dire qualcosa stamattina. Buongiorno Filippo. Buongiorno. Siamo fatti gli auguri in occasione della festa della San Bettese, del tennis, ci vediamo spesso nel tuo ristorante, però era giusto anche parlare di cose importanti, di quelle che trattate quotidianamente. Allora, che ci racconti? Grazie Carlo, è sempre bello venire da voi, è sempre un'accoglienza super lativa. Nulla, io voglio cominciare, me lo devi permettere, qualche euro in più, dai ringraziamenti, perché devo ringraziare il sindaco Pasqualino Piunti, perché grazie a lui mi ho affiancato nei miei assessorati una squadra fantastica, quindi come ti ho detto parliamo di Carmine Chiodi, esperto di politica e di amministrazione pubblica già da tantissimi anni. Esatto. Il giovane Mario Ballatore, che ha grinta l'età giusta per andare avanti e per sfondare. Quindi il nostro territorio, il tessuto sociale dell'economia tutta, perché parliamo di assessorato attività produttive, commercio, pesca, piano regolatore del porto, rientra un po' l'economia della nostra città. Esatto, esatto. E quindi sono onorato per questo. Anche perché da soli non si va da nessuna parte. È una grande responsabilità. E io dico sempre, l'ho sempre detto anche ai miei superiori, in questo caso Pasqualino Giunti, che un bravo leader è colui che riesce ad affiancare uomini validi. Esatto. Perché avere la sua professione, la squadra. Avere una squadra è fondamentale. Noi siamo presenti sul territorio. Loro, sia Carmine che Mario Bellatore, io stesso, siamo sempre in città a seguire il nostro lavoro. La nostra priorità è quella, perché siamo stati eletti per questo, e l'assessorato è preposto a questo, a rilanciare l'economia del Salmonetto del Tronto, con l'aiuto degli stessi commercianti, degli stessi operatori, degli stessi artigiani, e degli stessi industriali, certo, i quali ogni giorno siamo in stretto contatto per ascoltare le loro istanze e le loro esigenze. Ho ritardato questa mattina a venire presso di te Carlo, poiché ho incontrato una delegazione del mercato, un'associazione, per risolvere alcuni problemi che già da domani daremo il via a cercare soluzioni per risolvere questo problema esposto da loro. Ecco, è importante la presenza, è importante ascoltare, ma non solamente ascoltare, come fanno, e lo dico pubblicamente, alcuni politici, e poi specialmente in campagna elettorale. Lo si deve fare sempre, perché fare politica è una vocazione, è una passione, e dico sempre, noi siamo privilegiati perché aiutare il prossimo è un privilegio. Esatto. Ringraziare il Signore che ci permette di poter, certo, aiutare, certo, il prossimo. Concordo pienamente con te. Possiamo entrare nei dettagli del nostro lavoro più avanti. Sì, sì. Adesso hai fatto un'ottima disamina, veramente complimenti, perché giustamente quello che tu hai detto è giusto, sono stato eletto per ricoprire il ruolo, quindi devo stare a disposizione della città per cercare di risolvere e migliorare dove ci sono i problemi. Guarda, hai detto delle cose sagge. Per essere sempre puntuale, questa mattina alle 6 ero già in ufficio, a mezzanotte ancora rispondevo al telefono, richiamo al telefono tutti i cittadini perché ho dato la mia massima disponibilità, certo, certo, ma non lo faccio perché devo comunque riconquistare voti tra 4 anni, ma lo faccio perché ce l'ho nel DNA, ma come lo stesso Carmine Chiodi, come lo stesso Mario Bellatore. E questo è importante. Che mi affiancano, e dicendo questo mi commuovo come sempre. Prego Carmine. Carmine, a te. Allora, giustamente Carmine Chiodi, ex presidente della CIDE, quindi il discorso commercio, e lo diciamo, siamo anche molto amici da tanti anni, quindi adesso questo lavoro lo svolgi in comune, e come diceva Filippo, la squadra funziona se tutti si è coesi per un progetto ben definito.
Sì, Carlo, questo è un discorso che noi abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento. Era gente che si conosceva anche fuori dall'ambiente del comune, però dentro l'amministrazione ha ulteriormente amalgamato quello che era il rapporto, e io devo dire che ad oggi l'assessorato alle attività produttive condotto da Filippo Olivieri, grazie a lui, grazie a come avete spiegato in due, una squadra che funziona, sta ottenendo dei buoni, ottimi risultati per San Benedetto del Tronto. Non nascondiamoci che c'è stata una inversione di tendenza fortissima. Noi questo segnale l'abbiamo dato fin dal nostro insediamento, che quando abbiamo realizzato la famosa notte Art Glam Night, no? È stata una sfida che abbiamo vinto, abbiamo messo in moto un meccanismo anche grazie agli operatori, anche grazie all'associazione che li rappresenta, che sta riportando a San Benedetto del Tronto quel trend positivo che si era perso da anni. Noi volevamo diventare città baricentrica, l'ho detto anche altre volte qui da te, un polo forte tra Ancona e Pescara da un punto di vista commerciale e turistico, e devo dire che questa strada che noi volevamo tracciare è oramai ben visibile, tant'è che parlando anche con gli operatori nelle ultime settimane, nei scorsi giorni, così, cioè si è riscoperta San Benedetto per fare non solo lo strucio, no, ma anche per andare poi dentro i negozi, per acquistare i mercati, come dicevi tu, i mercatini che comunque con grande capacità ed intelligenza sia di chi li organizza, ma principalmente di dell'assessorato, dell'assessore Filippo Olivieri, che li sa comunque gestire, li sa centellinare, certo. Riesce, è riuscito e riuscirà sicuramente in seguito ad avere quell'appeal che merita San Benedetto del Tronto e meritano tutti coloro che nel mondo produttivo locale si adoperano per sviluppare l'economia sanbenedettese. E io sono contento perché, giustamente, riprendendo le parole sia di Filippo ma anche le tue, ecco, persone giuste al posto giusto, quindi la squadra è coesa perché ha delle affinità ben precise nei vari settori dove esercita. Questo è un qualcosa che ci fa piacere. Perché? Perché molte volte, io, tu sai bene, tutti conoscono i miei trascorsi e politici e politico-sindacali, mi sono dovuto raccordare per tanto tempo molte volte con assessori, con amministrazioni che del settore non avevano la più pallida idea. Magari, che ne so, uno che faceva il dottore si occupava di attività produttive. Oggi invece, ringraziando Cristo, alle attività produttive di San Benedetto del Tronto ci sono soggetti che conoscono la materia, quello di cui parlano. C'è l'amico Mario che per quel che riguarda la pesca sa tutto, Filippo è un operatore turistico che tutti conoscono da decenni e ne apprezzano le qualità, e io la mia piccola esperienza la porto avanti e la continuo a portare avanti con soddisfazione. Grazie. Mario Ballatore, oltre alla pesca c'è anche la delegazione ai gemellaggi, e adesso uno fresco al gemellaggio. Uno fresco è quello con Viareggio, che si svilupperà per Carnevale come sempre, però giustamente anche il discorso della pesca non è da sminuire. No, assolutamente no, perché trattasi di una delle economie più importanti di San Benedetto, certo. Io sono un neofita della politica, sono un verginello rispetto a questi due signori. Devo ringraziare sindaco Pasqualino Piunti, che mi ha affiancato a queste due persone, da cui a livello politico ho solo da imparare. Io, certo, ho portato la mia freschezza, certo, la mia voglia di lavorare, e devo dire, il segreto di questo team è che noi ragioniamo tutti e tre allo stesso modo, noi siamo dinamici, noi cerchiamo di amministrare questa città come se fosse la nostra azienda, quindi con dei ritmi veramente vertiginosi. Certo. E ringrazio veramente anche l'assessore Filippo Olivieri, perché lui è stato bravissimo a individuare le nostre potenzialità, ha messo Carmine a dargli una mano sul settore dove è nato, dove, esatto, è stato, dove ha lavorato, dove è sempre esercitato, esatto. E a me, perché per vocazione, per lavoro,
nella pesca. Quindi questo è un plauso grosso di Filippo Olivieri, che non guarda a personalismi, alla visibilità, lui e noi. Le persone giuste al posto giusto. Tutto nel fine, nell'interesse di San Metto del Tronto. Certo. Perché noi abbiamo un grosso senso di responsabilità nei confronti delle persone che ci hanno votato. Certo. Le persone che hanno creduto in noi. Noi dobbiamo amministrare una cosa pubblica, quindi lo facciamo con un senso di responsabilità fuori dal comune. E per me questa è veramente una grossa opportunità, poter collaborare con due politici di questo calibro e due persone serie. Perché qui parliamo di, alla fine ci vuole la serietà delle persone, è quella che conta, serietà e abnegazione. Esatto. Quindi per me è un'esperienza importantissima che a livello globale sta dando ottimi risultati, perché dal punto di vista del commercio li vediamo tutti i giorni, hanno fatto un lavoro, hanno riordinato 1000+ postazioni di mercato, un lavoro vertiginoso. Nell'ambito portuale abbiamo conseguito grossi risultati, non primo il dragaggio, cosa ferma da 10 anni grazie all'intervento dell'assessorato di Filippo Olivieri e le varie sollecitazioni fatte nei confronti dell'autorità portuale, abbiamo chiuso il discorso in un anno. Stiamo, lo dico con vanto, rispetto al passato, noi stiamo cercando di inculcare nei confronti dell'economia e del porto una mentalità diversa, ossia che bisogna ragionare come insieme, come economia globale. Certo. La situazione era una situazione dove c'era una lotta atavica tra armatori e commercianti. Noi con grossi sforzi stiamo riuscendo a farli ragionare come organismo unico, perché solo così si può andare avanti. Esatto, e esatto. Si può risollevare un settore che è già gravato da una crisi a livello globale. Ok, io allora intanto ringrazio Mario Ballatore, ripasso il microfono a Carmine Chiodi. Giustamente io non voglio ripetere le stesse cose per lodarvi ancora di più, ma è normale. Se Filippo Olivieri, grazie al sindaco Pasquino Piunti, si è un po' affidato a voi, perché ognuno rispecchia il suo ruolo che ha sempre fatto nella vita. Quindi faccio in bocca al lupo anche a Carmine. Grazie Carlo, grazie. E per chiudere con l'assessore Filippo Olivieri, ti chiedo l'ultima cosa per chiudere questa bella intervista. Visto che adesso hai incontrato le persone prima di venire da noi, giustamente come dicevi tu, da imprenditore, avendo sia Parco dei Principi ma anche Villa Corallo, anche se Villa Picena, hai un bravissimo collaboratore che è Franco Aureli, che spesso noi siamo lì ospiti anche sabato prossimo alla cena di Manina, di beneficenza. Quindi la dimostrazione che avendo questa squadra puoi guardare anche con un certo auspicio al futuro, o no? Questa domanda mi affascina, mi piace molto Carlo, perché come dici te sono un imprenditore. Io mi rivolgo agli telespettatori, e siamo degli eremiti noi? Viviamo in montagna, sotto una grotta? No. Quindi è giusto, è lecito pensare, è legittimo sognare, ma ancora più legittimo essere ambiziosi. Esatto. L'ambizione non significa essere arroganti, essere superiori agli altri. L'ambizione serve per mettere, serve per essere utile al prossimo. Esatto. Mettersi al servizio. Mettersi al servizio. Con un'ambizione con i piedi per terra. L'ambizione che fa crescere il mondo, che fa crescere la città, fa crescere anche culturalmente, socialmente. Senza ambizione non possiamo andare avanti, certo, saremmo certo. Rimasti ancora all'era della pietra. Quindi sognare per la nostra città è bello, ma sempre con una giusta dose di ambizione. Perché come dice sempre Pasquino Piunti, mai millantare grandi opere fino a quando non abbiamo certezza. E lo dimostriamo tutti i giorni, noi andiamo sulla stampa in cui il progetto è all'inizio per poi portarlo a termine. Poche cose è segno di serietà. Esatto, poche cose fatte bene, mai illudere il prossimo. Mai. Grazie Filippo Olivieri, grazie Carmine Chiodi, grazie Mario Ballatore, e sperando che non tornate fra un anno, quando avete bisogno per lanciare qualsiasi cosa siete sempre grandissimi ospiti. Ok? Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.